nostra voce. Ma fa eco a quella dei secoli. Voi tutti, uomini che ci ascoltate, la nostra gioia è la più grande di tutte. A un nome. Una frase troncata dall'emozione. Termina così l'ultima relazione del cardinale Angelo Bagnasco dopo 10 anni alla presidenza della CEI. Questa mattina, nell'aula del Sinodo, l'arcivescovo di Genova ha ripercorso questi anni e il lavoro fatto, avendo come obiettivo il bene delle persone. Questa prossimità ci ha consentito a volte di anticipare gli eventi, come quando nel 2007 abbiamo registrato pubblicamente che erano tornati i pacchi viveri nelle nostre parrocchie, segno di ciò che sarebbe presto accaduto, la grande crisi. Una chiesa italiana dunque radicata fra la gente, pronta a difendere gli ultimi e farsi prossima dei più bisognosi, conscia del fatto che a fianco alle necessità materiali vi sono da portare avanti sfide urgenti e decisive per il futuro della società. Prima fra tutte la difesa della famiglia in un mondo che mette al centro l'individualismo e l'autoreferenzialità, con conseguenze sociali, economiche e legislative terribili. Non sostenere la famiglia è suicida. Vi sono poi i giovani cui la Chiesa guarda con particolare attenzione, ben sapendo quanto sia importante, oggi più che mai, favorire un ponte fra generazioni a beneficio di tutti. E proprio parlando ai giovani, indicando loro il vero tesoro da perseguire, il cardinal Bagnasco si commuove. La Chiesa vi è vicina, vi vuole bene, vuole il vostro bene. E sul suo volto, nonostante i peccati di noi uomini, fiammeggia il volto del Signore. Quindi il grazie ai sacerdoti, la cui missione di servizio, apostolato, di fedeltà e obbedienza alla fede non può essere offuscata da nessuna ombra, per quanto dolorosa. Nelle parole di Bagnasco si legge un passaggio quasi autobiografico, quando ricorda che sempre, in questi 10 anni, lo hanno accompagnato le parole di Sant'Agostino. Dio parla in tutta libertà anche per mezzo di uomini timidi.